Partiamo da un dato. L'unica cosa che qui non manca è la sabbia. Dal confine con la Libia a nord fino alle sponde del fiume Niger, che dà il nome al paese, c'è solo sabbia. Quella del Sahara e quella del Sahel, per la precisione. Paesaggio bello, ma poco, pochissimo ospitale. L'economia nigerina è gracile. Non ci sono fabbriche, non si produce quasi nulla. Si importa tutto. La maggior parte della popolazione vive grazie al proprio orto e a qualche capra. Quadro in sé abbastanza desolante, eppure, partendo proprio da un dato così poco confortante, succede che progetti grandi e piccoli, studiati e condivisi, riescano a ottenere risultati insperati. Siamo a Zinder, non lontani dal confine con la Nigeria. Per fortuna da queste parti non abbonda solo la sabbia, ma anche il sole. E visto che c'è, perché non sfruttarlo a dovere? Il progetto più importante che il CISV sviluppa da queste parti è potente nella sua semplicità. Sviluppare al massimo l'agricoltura di sussistenza, spingendo i singoli contadini a organizzarsi in cooperative. Era necessario strappare al deserto aree coltivabili e assicurare loro un adeguato impianto di irrigazione. L'acqua da queste parti è ovviamente una risorsa molto preziosa. Il verde degli orti immersi nella sabbia ha un suo indubbio fascino, ma è il risultato ciò che colpisce di più. Quella che una volta era solo sabbia, ora è terra coltivabile, anche in modo molto produttivo. I raccolti sono in grado di garantire a ciascuno la sua quota parte in natura, ma anche un surplus di produzione, che garantisce un ulteriore introito in denaro. Ora, pur senza esagerare, possiamo dire, almeno in questo caso, che un orto non è solo un orto. Non salverà il mondo, non cambierà la storia del Niger, ma la vita quotidiana di una famiglia sì. Scusate se è poco. Yeah.